Sono ufficialmente iniziate le Università di 2019 anche ad Avellino, come potete vedere siamo al Del Mauro, dove è appena terminato il match fra Ucraina e Giappone. Un match che in pratica non ha avuto storia, con le nipponiche che sono riuscite sin dall'inizio a scappare nel punteggio, chiudendo il primo tempo su più 14, prima di amministrare nella ripresa e chiudere alla fine con un 48-63 che regala la prima vittoria del torneo di basket femminile al Giappone. Protagoniste sul fronte ucraino Zibiuk con 18 punti e Jurkevicius con 21, ma poi dal resto della squadra è arrivato davvero poco. Dall'altra parte invece il Giappone è stato più corale, 13 i punti di Nakada, top scorer, e poi in pratica tutte le ragazze chiamate in campo hanno offerto il loro contributo, piazzando almeno due punti al referto. Un match, come detto, che ha visto il Giappone trionfare. Prima partita ad Avellino, sono ufficialmente iniziate le Università di 2019, domani sera, ricordiamo, ci sarà l'Italia alle 20, sempre qui al Pala del Mauro, nel suo esordio contro il Canada. Saranno in totale 9 giorni di grande basket qui al Pala del Mauro, 9 giorni che di sicuro potranno essere importanti per rilanciare la pallacanestro e lo sport in generale nella provincia di Avellino e in tutta la Campania.